Ciao ragazzi, sono Hammer e dopo il video di ieri in cui vi ho fatto vedere il drone sulla cometa e dell'altro ieri invece con la nuova modalità svelata impatto, oggi ho un'altra notiziona per voi per Fortnite. Ma prima di arrivare a questo, avete visto il negozio oggi? È uscita proprio la skin del Leviatano, dell'alieno pesce e della sonda spaziale, come vi ho svelato esattamente 3 giorni fa. Ma arriviamo al video di oggi, raga. Parleremo di un paio di cosine, ma partiamo da quella principale. E come sempre, un bel like, ragazzi, se volete supportare questa serie di Fortnite qua sotto al video. Vi ringrazio già in anticipo. Raga, la prima news: è stato svelato qualcosa di nuovo, ovvero la skydiving, la sfida skydiving. Di cosa sto parlando? Guardate questa immagine qui. Due cerchi, una blu lì sotto ad altitudine più bassa e una invece sopra rosa. Di che cosa si tratta? È una nuova modalità oppure una sfida? Sembra proprio una nuova sfida su Fortnite e lo dice anche quest'altra immagine qui presa direttamente dallo Storm Shield 1. Skydive tra gli anelli, esattamente come su GTA 5 con gli aerei, vi ricordate? Qualcuno di voi sicuramente ci avrà giocato. Stessa cosa, e ho letto che quelli blu, vi ricordo che sono dei leaks, probabilmente si potranno trapassare solamente una volta, mentre quelli rosa si può fare più volte. Insomma, dovremo svolazzare appunto tra questi anelli, per completare ovviamente questa sfida, questa challenge nel game. Come hanno fatto a vedere questa cosa? Perché anch'io ci ho provato. Si dice che bisogna semplicemente andare nella lobby, cioè insomma partire con il match, ok? Dopodiché c'è la lobby e poi parte l'autobus, poi andare nei replay e andare in modalità drone free, ok? Il drone libero, quando si è nella lobby, andare direttamente sull'isola e lì ragazzi dovrebbe apparire. Io ci ho provato, raga, stamattina prima di fare questo video ci ho provato, ma non ho trovato questi cerchi. Forse il team ha tolto questa cosa. Provateci anche voi, raga, poi commentate qua sotto. Un'altra cosa, raga, che continuate a scrivermi riguarda le stelle cadenti. Un utente tra voi mi ha scritto su Instagram tramite messaggio privato, cerco sempre di rispondere a tutti. Mi ha mandato addirittura la registrazione. Ragazzi, ci credo, è vero, ci sono delle comete che stanno cadendo dal cielo. Potrebbero avere a che fare con la cometa oppure no? Io penso proprio di sì. E un altro argomento ancora, ragazzi, più richiesto è quello dei match personalizzati, dei server privati su PS4. Ho letto sul web, raga, sì, è apparso il bottone matchmaking personalizzato su PS4. E molti mi chiedete: Dragon, ci spieghi, ci fai un tutorial su come si fa? Allora, raga, in realtà non penso si possa giocare, correggetemi se mi sbaglio. Non si può ancora giocare, non si può ancora fare un match personalizzato. Penso, come dice anche il web, che il team di Fortnite abbia messo il tasto solamente per testare qualcosa. Quindi qualcosa che stanno facendo loro attualmente e che noi non possiamo ancora provare. Quindi dovete solo aspettare. Appena ho notizie ve le porterò, anche perché anch'io sto aspettando i server privati su PC, perché poi giocare con voi sarà davvero divertente. Dunque, per ritornare allo skydiving, ancora non abbiamo notizie. È stato solamente svelato. Vediamo un po', raga, quando ci sarà questa cosa qui, che in realtà, anche se si tratta semplicemente di una missione, è insomma una novità in realtà. Ed è divertente come cosa. Vi farò sapere, raga, vi farò sapere. Devo giocare anche su Fortnite Mobile, ok? Dai prossimi video, raga, come ho scritto anche in quello precedente, vi porterò anche i gameplay nei video. Questa settimana purtroppo non sono riuscito a fare live per mancanza di tempo e perché ho portato tanti video. Speriamo questa settimana di poter giocare anche con voi su mobile. Ragazzi, questo è un video breve. Lo skydiving ve l'ho spiegato, aspettate notizie. Come sempre rimanete aggiornati con me, attivate la campanellina e noi ci vediamo al prossimo videozzo. Ciao!